Grazie per la disponibilità. Questo è il terzo webinar che facciamo all'interno alla nazionale di quest'anno sulla mobilità sostenibile, che anzi organizzo ormai da 5 anni. L'evento si è aperto il 24, in parte in presenza con un intervento del ministro Giovannini, che ha toccato un po' tutti i temi della conferenza. È un momento abbastanza importante per il ricambio normativo, regolatorio, ma anche culturale sulla mobilità urbana, complice sicuramente una fase lunga di emergenza che abbiamo, che stiamo in parte vivendo, che ha accelerato alcuni processi. Questo webinar, come ricordava la collega, per motivi di privacy devo ricordarlo anch'io, è registrato. Noi non abbiamo dato, diciamo, una indicazione di illustrare delle slide. Se ne avete alcune o necessità, assolutamente le potete utilizzare. Abbiamo dato più o meno a tutti 8 minuti per relatore, massimo 10, per non diciamo, appesantire la discussione. Io ringrazio anche chi ci ha dato disponibilità pur nella ristrettezza dei tempi, quindi direi che cominciamo. Passerò tra poco la parola a Giulio Guerrini di Federmobilità, che ci ha aiutato a montare questa iniziativa. È da anni che Federmobilità si occupa di questi temi, in generale del trasporto e in particolare del trasporto scolastico, come tutti voi. Abbiamo affrontato nei giorni precedenti dei temi affini che ci aiutano un po' a tracciare il quadro in cui si inserisce questa iniziativa, che ha l'obiettivo di pensare, ripensare ad un trasporto scolastico, intanto fotografarlo, e noi su questo abbiamo avviato proprio con Federmobilità e ISFORT un'indagine sui comuni con più di 50.000 abitanti e diciamo, dei focus un po' più in profondità in territori, diciamo, che riguardano anche piccoli comuni, per capire in queste amministrazioni come oggi è gestita la mobilità scolastica in senso lato, quindi quali altre iniziative vengono montate e al di là dei progetti, diciamo, che possono essere finanziati, spot spesso, come vengono mantenuti, quindi che sostenibilità nel tempo c'è di queste iniziative e come viene in effetti fornito il servizio di trasporto scolastico, che sappiamo essere fondamentale in molte aree del paese e anche in molte grandi città, ma che chiaramente ha spesso degli assetti molto diversi, territorio tra i territori. E quello che abbiamo ricordato finora è che tutto questo si inserisce anche in un quadro più ampio di ripensamento, di riforma che è stata accelerata sul trasporto pubblico locale, di cui si sta parlando in queste settimane a conclusione dei lavori della commissione guidata da Mattarella, a cui anche ANCI ha partecipato. E l'obiettivo chiaramente è sempre di rendere un servizio più efficiente, più aderente ai fabbisogni probabilmente mutati dei nostri cittadini. Quindi grazie a tutti, grazie Giulio, prego, ti do la parola. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Siamo contenti come Federmobilità di partecipare a questo evento. È vero, il tema degli scolastici è un tema che abbiamo cercato di approfondire in questi anni, un tema che di solito è un po' trascurato, almeno la parte di scolastici relativa alle scuole infanzia, primarie e primo grado delle secondarie, perché poi in realtà è un servizio, diciamo, un po' diverso. Diverso nel senso che ogni ente, ogni comune, qui in questo caso parliamo degli 8.000 comuni, quindi di tanti comuni, di tanti territori, di tante realtà, questi servizi sono organizzati in maniera appunto diversa, da un luogo rispetto ad un altro. Pensiamo però che sia utile e giusto fare una riflessione perché
il tema dei trasporti scolastici come tutti i servizi è un tema che può cambiare la qualità della vita dei territori e soprattutto in quei territori dove le condizioni sono meno di minore attrattività di quei territori, quindi c'è un problema, diciamo, di spopolamento in generale, è del tutto evidente che poter contare su servizi capillari alle famiglie danno un sollievo, un contributo particolarmente importante in termini di qualità della vita e quindi in termini di mantenimento di vita in questi territori. Fra l'altro, questo tema, a nostro avviso, già Ada Maio giustamente ha fatto riferimento al testo della riforma presieduta da Bernardo Mattarella, è un tema particolarmente importante perché si colloca all'interno di quello che noi definiamo un circuito logico, che è quello del territorio, dei dati, delle scelte, degli obiettivi e della qualità. Cioè, in realtà ci sono una serie di elementi che sono strettamente interconnessi, che in questo amabile paese spesso ce li dimentichiamo. Ci dimentichiamo che per scegliere bene, per offrire servizi di qualità, bisogna conoscere. Per conoscere bisogna avere, diciamo, a disposizione i dati, bisogna avere a disposizione persone competenti, soggetti competenti che siano in grado poi di elaborare i dati, di trasformarli in scelte e obiettivi che poi devono essere obiettivi conformi a quelli che sono gli obiettivi macro che tutti apprezzano, o quasi tutti apprezzano, no? Da Kyoto in su e in giù, però poi quando andiamo a vedere i PUMS o comunque i piani di mobilità dei comuni grandi o piccoli, in realtà vediamo significativi scollamenti fra gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti e quello che si riesce a fare. E molto spesso questo che non si riesce a fare deriva proprio da una visione, da una cultura strategica, da un obiettivo strategico. Il focus sugli scolastici, a nostro avviso, serve proprio a decidere, in termini paese, certo non io e neanche come Federmobilità vogliamo, come posso dire, insegnare a nessuno cosa deve fare. Però pensiamo che sia estremamente utile che il paese rifletta se i servizi scolastici per materne, elementari e scuole primarie, questo di oggi parliamo, al di là di tutto il tema più generale di mobilità e trasporto pubblico, sia un servizio che va erogato, come deve essere erogato e a quel punto quale livello di qualità, di attenzione ci deve essere e a quel punto se gli enti locali hanno le risorse, le competenze, le professionalità, i sistemi, l'organizzazione tali per poter erogare quel servizio, senza dimenticare che poi anche i territori non hanno tutte le stesse potenzialità, nel senso che possiamo avere territori con diverse aziendine, artigiani, eccetera, o grandi aziende che fanno servizi, e altri territori dove queste situazioni anche di potenzialità di operativa sono più limitati e già questo può condizionare anche l'obiettivo più generale che vogliamo raggiungere. Rubo altri 2 minuti. Questa mattina doveva esserci fra gli enti Rimini, poi non ha potuto partecipare e in realtà come Federmobilità eravamo venuti a conoscenza per diciamo, una collaborazione che abbiamo in termini di sponsorizzazioni con una società e che ha fatto per l'azienda pubblica del Riminese Start un lavoro che io giudico particolarmente importante perché fa capire come anche cose semplici possono essere sviluppate in maniera nuova, innovativa e quindi possono modificare l'attrattività dei servizi, anche perché non dobbiamo dimenticare che al di là di tutte le nostre idee, di tutti i nostri obiettivi, poi alla fine il genitore deve scegliere di far salire il bimbo in un pulmino, in un pullman più grande, quindi affidarlo ad altre persone, affidare la sua sicurezza per arrivare a scuola, eccetera. Questo progetto, in due parole, prevede una
documento di riconoscimento da mettere al collo di ciascun bambino che sostanzialmente identifica il bambino e quindi con i sistemi satellitari, quindi col controllo dell'autobus, con idonee attrezzature a bordo di riconoscimento del bambino che sale, del riconoscimento a scuola, in sostanza il sistema complessivo, ma anche i genitori, possono sapere in qualsiasi momento loro figlio se è in attesa alla fermata, se è sull'autobus, se è arrivato a scuola, e quindi risolvere un tema significativo in termini di sicurezza. E vi racconto a questo proposito un aneddoto capitato a me, ero direttore dell'agenzia. Noi gestivamo a Forlì Cesena una serie di scolastici in un comune, una mattina presso un plesso, un pulmino che trasportava alcuni bimbi delle elementari si è fermato, ha scaricato con autista e accompagnatore i bambini e poi il pulmino è rimasto fermo lì e sono andati via. Purtroppo una bimba si era addormentata, si era sdraiata sul sedile e non si erano accorti che era rimasta dentro l'autobus, negligenza, casualità, quello che volete. Fortunatamente non è successo nulla di grave, però qualche ora dopo, 2 o 3 ore dopo, si sono accorti che la bambina era ancora sull'autobus che stava giocando, eccetera. Quindi, e in questo caso diciamo non è successo niente, a parte poi ovviamente una discussione con i genitori, una causa, l'attivazione dell'assicurazione, ma fortunatamente alla bimba non era successo nulla. Ma siccome il servizio di trasporto è appunto rivolto a ragazzi assolutamente minorenni, cioè parliamo di età veramente piccole, è evidente che non solo va offerto servizio, ma va offerto un servizio di una qualità più significativa. Tutti voi sapete qual è oggi la sensibilità sugli affollamenti e quant'altro legata al post pandemia, quindi non vi sto ad annoiare. Quindi quello che prima sembrava un plus aggiuntivo, oggi sicuramente diventa un tema centrale da valorizzare, che però questa valorizzazione, a mio avviso, ovviamente è lasciata alle scelte dei singoli enti locali, all'offerta dei singoli gestori, ci mancherebbe, ma però non sarebbe male dibattere di questo tema della qualità del servizio in termini più generali per capire quali sono gli standard di offerta di servizio scolastico rivolto a questi minori che deve essere offerto in generale a livello paese e conseguentemente quali sono le risorse che devono essere messe a disposizione di ogni singolo ente locale, ma anche capire se il cittadino che vive nel paesino o nella città al sud, come al centro, come al nord, ha diritto o non ha diritto di avere questo servizio o se questo servizio c'è o non c'è a seconda di una serie di combinazioni più o meno fortunate o sfortunate che si sono verificate nel corso dei decenni nei vari territori. Quindi ringrazio ANCI per il focus su questo tema che come Federmobilità riteniamo particolarmente importante per la qualità della vita dei cittadini e dei territori. Grazie, ho finito. Grazie a te, Giulio. È un tema molto importante quello che hai posto. Sì, gli standard probabilmente si sono, anche le aspettative si sono molto molto alzate e chiaramente questo lo viviamo quotidianamente sulla sicurezza, sull'affido dei minori, su tutto il tema che riguarda l'accesso a un servizio che rimane un servizio fondamentale. Io torno un attimo, diciamo, in un contesto un po' più generale, dando la parola a Gianfranco Romano del MITE, della divisione 5 del MITE, con il Ministero della Transizione, ex Ministero dell'Ambiente. Si sono attuati moltissimi progetti riguardanti anche la mobilità casa-scuola e in tante amministrazioni di ogni dimensione, città metropolitane, si sono di fatto strutturate
delle progettualità, oggi interventi stabili nei comuni da corredo del servizio, diciamo, a richiesta scuolabus, che in realtà riescono probabilmente in molte situazioni a impattare notevolmente sulla qualità della vita e sulla decongestione delle aree urbane, oltre che della connessione tra piccoli comuni. Gianfranco, tu ci dai uno spaccato su questo, immagino, ti do la parola, grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io innanzitutto vi porto i saluti del DG CLEA, del MITE, la dottoressa Giusi Lombardi. Mi presento, io mi chiamo Gianfranco Romano e mi occupo di mobilità sostenibile presso il Ministero della Transizione Ecologica dal 2002. Da ultimo attraverso la società in-house del Ministero Sogesid S.p.A. Principalmente io mi occupo di mobilità condivisa, sin dai primi anni 2000 con l'iniziativa dei comuni per il car sharing, che ha aperto tutto il fronte della sharing mobility partendo dal car sharing in Italia, e a tutt'oggi coordino tra l'altro i lavori dell'Osservatorio Nazionale sulla sharing mobility, avendo un particolare focus sulla cosiddetta MAS, la mobilità come servizio, che sarà un tema che impatterà sulla mobilità urbana e metropolitana e anche sugli spostamenti sistematici come quello casa-scuola-casa. Oggi vi vorrò parlare brevemente di due elementi che riteniamo fondamentali relativi al tema in questione, ovvero gli strumenti di pianificazione e programmazione. Già si accennava ai PUMS, ma in particolare io vi parlerò brevemente della figura del Mobility Manager scolastico e dei programmi di finanziamento del MITE per la promozione della mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola a cui accennava la dottoressa Maio. Parto dal 2015, dal cosiddetto collegato ambientale, la legge 221, che ha istituito la figura del mobility manager scolastico, che in sostanza ha delle funzioni di raccordo con l'amministrazione comunale, con le aziende di trasporto, con gli altri istituti scolastici limitrofi, e ha dei compiti di pianificazione e programmazione degli spostamenti sistematici casa, scuola, casa, favorendo l'intermodalità, l'utilizzo della bicicletta, della mobilità dolce, dello sharing e dei veicoli a basso impatto ambientale. La finalità diciamo, dell'istituzione di questa figura è, come noto, quella di abbattere le emissioni climalteranti e inquinanti legati a questi spostamenti di natura sistematica. Rispetto a questo tema segnalo due criticità, una legata, diciamo, alle linee guida che il MIUR avrebbe dovuto adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma a tutt'oggi non sono state adottate, e poi il fatto che questa figura è scelta nell'ambito dell'istituto scolastico su base volontaria, quindi senza alcun tipo di incentivo economico e senza la riduzione del carico didattico diciamo che ha il docente prescelto, quindi a nostro avviso è di difficile, diciamo, attuazione. Non a caso nel decreto sostegni bis del 2021, del quale magari ci vorrà parlare il direttore Cinelli del MIMS, perché è un argomento di, diciamo, seppur il Ministero della Transizione Ecologica è coinvolto, ma è un tema che riguarda il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, ha istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 in favore degli istituti scolastici che abbiano nominato il Mobility Manager scolastico e abbiano adottato il piano di spostamenti casa, scuola, casa, per il finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, incluso il pedibus, lo sharing e diciamo tutte gli strumenti che a diverso titolo concorrono a favorire gli spostamenti di questa natura fatti con mezzi o modalità a basso o nullo impatto ambientale. Quindi sarà, diciamo, è previsto un decreto interministeriale nel quale
diciamo, noi siamo coinvolti e diciamo, si andranno a definire le criteri e, i criteri e le modalità per il riconoscimento di questi contributi. Il secondo tema di cui vi volevo parlare così brevemente è quello dei programmi di finanziamento del MITE. Il Ministero ha da sempre un particolare interesse per gli spostamenti di natura sistematica, in quanto rappresentano la maggior parte degli spostamenti effettuati in ambito urbano e metropolitano. Come ricordava Giada, sin dai primi anni 2000, attraverso il Fondo per la Mobilità Sostenibile, che aveva una dotazione di 270 milioni, abbiamo cofinanziato numerosi interventi sull'intero territorio nazionale, secondo un principio di sussidiarietà, cioè abbiamo invitato i comuni anche attraverso l'alacre lavoro svolto da ANCI a presentare delle richieste. E devo dire che numerose sono state le richieste dei comuni di interventi che riguardano il trasporto scolastico, con numerosi interventi di pedibus, realizzazione di piste ciclopedonali che legavano punti nodali delle città in questione, e quindi sono stati, diciamo, già nei primi anni 2000 numerosi gli interventi cofinanziati e i milioni di euro investiti sul territorio nazionale. Con il collegato ambientale del 2015 abbiamo poi istituito un programma specifico per gli spostamenti scolastici, il cosiddetto Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa Scuola e Casa Lavoro, quindi c'era un focus sia al casa scuola che al casa lavoro. Con un importo finanziato importante di circa 77 milioni, che con il cofinanziamento dei comuni, che sono i nostri principali interlocutori, porta gli interventi a un valore complessivo di circa 150 milioni, con 81 progetti ammessi a cofinanziamento e il coinvolgimento di circa 450 comuni sull'intero territorio nazionale, perché questi interventi prevedevano la possibilità di diciamo, associazione da parte di comuni, perché diciamo, questi spostamenti di natura sistematica possono riguardare anche territori comunali differenti. Da ultimo, e concludo, con il DL Clima abbiamo istituito il programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, che prevede modalità di finanziamento per progetti che riguardano il trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. I progetti sono stati presentati da singoli comuni, in questo caso, che avevano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti e che erano interessati da procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalle direttive comunitarie sulla qualità dell'aria. Vi do un'informazione: la commissione che è stata istituita per la valutazione di questi progetti, diciamo, è a un punto molto avanzato di analisi di questi progetti, e a breve, a brevissimo, sicuramente entro l'anno uscirà la graduatoria dei progetti ammessi a cofinanziamento. Concludo diciamo, confermando quindi, sulla base di questo iter ormai decennale, l'impegno del Ministero della Transizione Ecologica su questo tema, che concorre anche a formare la cultura della nuova mobilità, perché diciamo, investire sugli spostamenti che riguardano i nostri figli ha anche un valore culturale, perché insegnare a loro che ci si può spostare anche a piedi, anche in bici o comunque con mezzi a basso impatto ambientale concorre a sostenere la nuova cultura della mobilità che ormai, diciamo, permea le nostre città. Grazie.
Grazie a te Gianfranco, ti ringrazio per il tuo contributo. Dico due parole, il direttore della DG Autotrasporto Vincenzo Scinelli oggi non può partecipare. Come tu suggerivi, visto che è un momento molto importante, il tema si collega a tutto quello che stiamo trattando, spendo due parole sul decreto di riparto dei primi 50 milioni che riguardano il mobility management. È un tema che interessa moltissimo i comuni perché è cruciale nella gestione, soprattutto in questo momento, della mobilità urbana. È un tema su cui molte figure hanno però la necessità di essere accompagnate e formate, soprattutto rafforzate in termini di strumenti che possano avere a disposizione, oltre che risorse umane e finanziarie. Sappiamo che oggi la norma non prevede la possibilità di rafforzare. Quindi noi come ANCI abbiamo difeso la possibilità nella norma che ci sia una percentuale congrua di risorse che rimanga al comune per rafforzare il mobility manager d'area, che se vogliamo è il punto di raccolta e coordinamento e di garanzia di connessione con la pianificazione che tu hai citato giustamente, che è il PUMS. Tutto questo ragionamento, questa intelligenza collettiva deve essere messa a sistema, altrimenti rischiamo di frammentare servizi e utilizzo di infrastrutture a scapito dell'utenza finale e di un cittadino che da un lato culturalmente e dall'altro con risorse non viene aiutato a spostarsi al meglio. Quindi, se vogliamo il MAS, dobbiamo cominciare da razionalizzare quello che c'è. Il mobility management prevede come risorse il finanziamento, come dicevi, di piani di spostamento e di iniziative previste nei piani di spostamento che la norma aveva dato come scadenza sia per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia per le imprese con più di 100 dipendenti al 31 agosto. Quella, ahimè, è una data che per questa annualità non è stata spostata. Quindi chi ha presentato sia lato impresa che lato scuola entro il 31 agosto delle iniziative verrà valutato dal Mobility Manager d'area e il decreto che andrà in unificata alla prima riunione utile prevedrà come data di trasmissione al Ministero da parte del Comune il 10 novembre. Questo è il disegno ad oggi su cui c'è un accordo, ecco, con la conferenza unificata. Chiaramente il decreto ancora deve essere registrato, deve essere pubblicato, però ecco, quella dovrebbe essere la data prevista per questa prima annualità. Abbiamo lavorato a dei correttivi nel decreto 121, nella conversione del decreto legge, affinché queste risorse possano essere utilizzate anche nel 2022, altrimenti il 31-12 sappiamo che è una data capestro per le amministrazioni, non possiamo certo finanziare ciò che ancora non è stato realizzato. Quindi sì, ci sono attività sia di mobilità attiva, diciamo così, che attività che possono essere montate dai destinatari finali. C'è una quota che il comune si può tenere per attività che decide invece di montare in modo, diciamo, suppletivo rispetto alle imprese o alle scuole, anche perché abbiamo più o meno monitorato il fatto che se su alcune diciamo, dimensioni o aree a densità di traffico e di concentrazione di impresa c'è stata più proattività sugli istituti scolastici. C'è una situazione molto a macchia di leopardo e sicuramente andava accompagnata meglio. Questo è il consiglio che abbiamo dato, sicuramente accolto dal ministro Giovannini, che per la prossima annualità ci sarà sicuramente un'azione di supporto e accompagnamento centrale necessaria, secondo noi, prima di tutto per formare delle figure. Quindi questo è in estrema sintesi sui primi 50 milioni. Quindi 10 novembre è la data prossima che i comuni hanno per trasmettere le istanze. E a questo punto do la parola ad Alessandro Fuschiotto dell'Agenzia Roma Mobilità, la prima testimonianza, diciamo, dal territorio. Hanno un'esperienza abbastanza strutturata su tutto il tema, direi, della mobilità scolastica. Alessandro, dacci tu una panoramica su questo. Grazie. Sì, buongiorno. No, inizierei dal tema che state, diciamo, trattando. Il tema della mobilità scolastica, diciamo, se non vogliamo trattare soltanto
dal punto di vista del servizio di trasporto e quindi con i pulmini, diciamo, va un pochettino allargato, soprattutto in questo momento in cui si affacciano, oltre alle problematiche che ci ha creato la pandemia, ma anche alcune opportunità, a iniziare dallo smart working, che quindi fa restare a casa qualche giorno a settimana anche i genitori dei bambini, e quindi con l'opportunità, ad esempio, di portarli a scuola. E anche, diciamo, c'è sempre una maggiore sensibilità anche rispetto al tema della pedonalità, della mobilità dolce, e il tema delle aree, delle zone 30, delle isole ambientali, adesso della città 15 minuti. Sono tutte tematiche, se le andiamo a montare insieme, costruiscono un nuovo modo anche di vivere la città. Questo per dire cosa? Che diciamo, in prospettiva l'iniziativa, ad esempio, dei mobility manager, quindi questo finanziamento, a Roma sono arrivati 4 milioni e 800 mila euro, diciamo, sicuramente possono essere di stimolo proprio sulla mobilità, sull'accessibilità scolastica, per promuovere, ad esempio, iniziative come il Bike to School, piuttosto che il Pedibus, che sembrano iniziative che possono sembrare, diciamo, interessare pochi, però in realtà in una città come Roma, che ci sono circa 170.000 studenti delle scuole primarie, anche una piccola percentuale, diciamo, di bambini che possono essere interessati a queste forme di mobilità alternativa danno un contributo importante, diciamo, anche in termini di mobilità, ma con tutto un corollario che va dalla possibilità dei bambini di andare a piedi, di apprendere, non so, una stupidaggine, il codice della strada, perché una mattina vengono accompagnati da un vigile urbano e prendono contatto col territorio, con il loro quartiere, cioè sviluppano una sensibilità comunque diversa rispetto al tema della mobilità. E questo un po' prescinde anche dalla quantità dei fondi, perché ovviamente 50 milioni sono una goccia nel mare, però è il principio anche che conta, e quindi la promozione di questi finanziamenti e la corretta anche utilizzazione, diciamo, io penso che sia fondamentale. E, allora, tornando invece, no, senza tornare, integrando con il tema invece del trasporto scolastico, Roma sì, ha un'esperienza, diciamo, oramai consolidata sul tema. È appena finito da pochi mesi un contratto di 8 anni per la gestione del trasporto scolastico, e Roma, e stanno adesso rifacendo questa gara, che sarà per altri 8 anni. La gara viene fatta direttamente dal comune, dal dipartimento scuola. In termini poi di pianificazione, di controllo e consuntivazione, l'amministrazione viene supportata dall'Agenzia della Mobilità, e la gestione diretta del servizio, quindi l'erogazione del servizio, è fatto attraverso 5 soggetti, quindi attraverso 5 lotti di gara. Sono stati messi adesso a gara 5 lotti. L'impegno medio sono circa 5.700 alunni che utilizzano questi servizi. Sono quasi 370 linee che vengono erogate giornalmente per questi alunni, che continueranno a venire, diciamo, a esercitare, per un importo significativo, perché sono 86 milioni di euro in 8 anni. Sono 4 lotti che vengono utilizzati da ragazzini cosiddetti normodotati, e un lotto specifico per i disabili, anche se nella nuova gara sono stati inseriti degli elementi migliorativi, ad esempio proprio sui lotti cosiddetti normodotati, e quindi è previsto, diciamo, è obbligatorio che comunque tutti i mezzi, una percentuale dei mezzi, anche dei normodotati, siano dotati comunque di accessibilità per i disabili, in maniera tale da garantire, diciamo, da favorire sicuramente una maggiore integrazione di una parte della popolazione scolastica. Il sistema, diciamo, che viene adottato a Roma, è abbastanza, diciamo, semplice. Vi ho detto, pianifica, le iscrizioni vengono raccolte dai municipi. I municipi trasferiscono all'agenzia le esigenze di spostamento, che pianifica il servizio e poi lo trasmette ai gestori. Il sistema di controllo è un sistema di controllo basato sul sistema VM.
tutti i mezzi sono dotati di sistema VM, quindi viene il servizio viene completamente tracciato in termini di servizio erogato, ma inoltre, soprattutto in periodo di pandemia, ma questo è confermato naturalmente anche sulla nuova gara, sono tracciati anche tutti gli alunni che salgono a bordo di questi mezzi, quindi abbiamo gli orari di accesso, quando scendono, chi sta sui pulmini, sappiamo tutto. Questo ha consentito nel periodo della pandemia di gestire, diciamo, le eccezioni dovute alla positività di alcuni alunni. Quindi sono state, diciamo, nei momenti in cui sono state segnalate positività di alcuni bambini, sono state subito attivate tutte le procedure per la quarantena, quindi una quarantena mirata attraverso un sistema di comunicazione dall'agenzia al comune, alle ASL, in maniera tale da gestire, diciamo, anche il sistema delle quarantene. E sostanzialmente ha funzionato. Adesso sulla nuova gara ci sono degli elementi migliorativi, come ovviamente la qualità della emissive dei mezzi, alcune dotazioni informatiche possono aiutare sempre meglio il tracciamento dei bambini, però sostanzialmente il servizio viene erogato come è stato fatto negli anni precedenti, che ha oggettivamente funzionato. Questo è un po' come funziona a Roma. Dico solo che durante la pandemia non ci sono stati, è l'unico servizio di trasporto che non ha avuto particolari criticità, perché comunque i mezzi potevano essere riempiti all'80%, sapete, gli ultimi 15 minuti comunque anche fino al 100%, e quindi diciamo, non ci sono state grandi difficoltà, per fortuna. E quindi il sistema sostanzialmente si è dimostrato, come si dice, resiliente in questo caso. Questo è un pochettino il quadro di Roma. Ripeto, secondo me il tema è importante, perché i servizi, una volta che le gare sono fatte bene, una volta che, diciamo, abbiamo la fortuna di avere dei gestori seri che svolgono, diciamo, le loro attività come sono previste da contratto, un pezzo lo abbiamo fatto. Il pezzo più difficile è tutto il primo, perché comunque la promozione di sistemi alternativi rimane comunque complicata. Roma abbiamo fatto, rispetto al decreto, sono arrivati entro il 31 agosto circa 60 proposte. A Roma ci sono 300 mobility manager, una cinquantina sono delle scuole, e ripeto, è un po' una goccia nel mare, però le problematiche l'avete dette prima. Poi c'è anche un tema, c'è il tema del volontariato. Il mobility manager della scuola è un professore, un maestro volontario, che quindi, in mezzo a tutte le attività che già deve svolgere, a questa attività aggiuntiva che in più non viene remunerata, e quindi questo è un tema centrale, quindi quello della formazione, del riconoscimento comunque di questa attività, e comunque della sua strutturazione all'interno delle attività scolastiche, che ancora oggettivamente non è più demandata alla buona volontà dei singoli che non a un'azione, diciamo, strutturata, non solo legislativa ma poi anche regolamentatoria. Grazie. Grazie a te. Hai toccato dei temi fondamentali, sicuramente il tema della qualità con cui vengono poi affidati i servizi, qualunque essi siano, è un tema che su cui stiamo lavorando per cercare di supportare tutte le amministrazioni a raggiungere standard di alto livello, chiaramente con elementi qualitativi, per esempio gli elementi minimi, è sicuramente un tema sfidante da un punto di vista amministrativo. Poi c'è il tema, chiaramente a corollario di tutto il discorso, che rimane cruciale, e se vogliamo ci sono anche degli elementi normativi che andrebbero una volta per tutte risolti. È un argomento che abbiamo negli ultimi mesi affrontato come coordinamento degli assessori mobilità ANCI, e su cui si è discusso, ci si è confrontati anche a livello politico con il Ministero della Mobilità, perché faccio l'esempio per tutti, una precondizione, oltre che a interventi di traffic calming, quindi di riduzione, di istituzione di zone 30 diffuse per aumentare la possibilità di fruire lo spazio urbano anche da parte dei nostri bambini su modalità alternative, in sicurezza, che sia in bici, oltre che alla dotazione di infrastrutture dedicate,
c'è anche il ridisegno dello spazio urbano e sappiamo che in molte città questo è avvenuto, però per esempio il nuovo codice della strada ha introdotto la zona scolastica che sicuramente va in questo senso, quasi nessun comune riesce a intervenire ancora, quasi 2 anni dall'introduzione della modifica normativa perché di fatto manca una definizione chiara nel regolamento attuazione del codice della strada e sappiamo che nessun amministratore locale spesso si mette a interpretare il regolamento del codice e chi lo fa, ci ha provato Torino, ci ha provato Milano, lo fa anche a suo rischio e pericolo, ma gli esempi sono sicuramente tanti e virtuosi, non si tratta di colorare il pavimento stradale, insomma il manto stradale, si tratta di chiaramente in modo molto molto guidato e perimetrato tracciare le condizioni per mettere in sicurezza un'area che spesso nelle nostre città non era stata pianificata per essere un'area scolastica. Quindi per questo mi do la parola anticipando rispetto a quanto è previsto nel programma a Giovanna Cepparello, che è un assessore del nostro coordinamento dell'ANCI sulla mobilità sostenibile, da Roma, che è una città metropolitana, un comune medio che è però molto attivo sul tema. Sappiamo quindi, grazie mille, Assessore. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, la cornice, diciamo, il discorso generale all'interno del quale poi vi racconterò alcuni interventi più puntuali è quella di una città che ha recentemente approvato il suo PUMS, dopo un percorso molto lungo. Noi ci abbiamo messo 1 anno e mezzo a, diciamo, partorire questo piano ed è stato però 1 anno e mezzo di intenso dibattito pubblico sul tema della mobilità, che secondo me è stato molto, diciamo, nutriente per la città, ha fatto proprio un bel lavoro. Cioè, io vedo che i termini del dibattito sul tema della mobilità sono cambiati in questo lasso di tempo. E noi abbiamo fatto molta partecipazione, abbiamo fatto, insomma, 12 incontri partecipativi nonostante il Covid, che non è stato semplice. Poi abbiamo fatto 8 commissioni consiliari sul PUMS, quindi è stato un piano molto, oltre naturalmente all'indagine, insomma al sondaggio online, è stato un piano molto, come dire, chiacchierato e discusso dalla città. Però ecco, questo secondo me ha promosso empowerment cittadino su questi temi, nel senso che c'è effettivamente più consapevolezza in città. All'interno del PUMS, parto da questo, noi ci siamo inventati una sorta di bollino che ora diventerà anche fisico, nel senso che dal prossimo anno scolastico cercheremo di renderlo evidente attraverso un logo e attraverso proprio un adesivo da attaccare sulle scuole. Ci siamo inventati le scuole a mobilità sostenibile. Che nascono da un nasceranno, perché per ora abbiamo già cominciato a fare diverse cose, però insomma non l'abbiamo ancora strutturato perché il piano è stato approvato a maggio. Saranno scuole che si basano su un patto sostanzialmente tra la scuola e l'amministrazione comunale, cioè degli impegni reciproci. La scuola a mobilità sostenibile si impegna a credere, diciamo, nella pratica del mobility management, quindi non a considerarlo un adempimento amministrativo, ma effettivamente a farne una politica strategica all'interno proprio a metterlo anche nel piano educativo della scuola, diciamo così, quindi mobility management, e non solo, la scuola si impegna anche a fare tutta una serie di iniziative che noi come comune già proponiamo, per sensibilizzare gli alunni, i bambini sul tema della mobilità dolce e della sicurezza stradale. Noi abbiamo già cominciato con queste iniziative, con la multa dei bambini, che è stata una cosa veramente di grande successo, anche molto divertente, perché appunto abbiamo portato i bambini delle scuole materne in giro per la città a fare queste multe morali. E cioè, i bambini hanno capito benissimo il codice della strada, proprio l'hanno capito al volo, hanno capito benissimo perché non si deve sostare sul marciapiede, quali sono i comportamenti barriera, bambini di 5 anni. E quindi è stato, insomma, una cosa che penso possa avere un ritorno poi all'interno anche della famiglia, no? Quindi la scuola mobilità sostenibile si impegna a sostenere e a partecipare a questo tipo di iniziative e di campagne, si impegna ad aderire alle iniziative che noi proponiamo, come il Pedibus e la scuola che cammina,
che sono le due iniziative che abbiamo messo in piedi, che poi descriverò brevemente. Dal canto nostro, come amministrazione comunale, ci impegniamo a facilitare la mobilità scolastica dolce e sicura appunto nei pressi della scuola, attraverso delle operazioni anche di infrastrutturazione di una zona 30, quindi una zona 30 che non sia soltanto fatta appunto con un cartello, ma che sia costellata di interventi di traffic calming. Si impegna a promuovere la ciclabilità per arrivare a scuola, quindi pista ciclabile o corsia ciclabile, o appunto zona 30 effettivamente sicura, o zona scolastica sulla quale anche noi siamo, forse stiamo per partire, ma insomma siamo un pochino in difficoltà effettivamente. Si impegna a garantire una buona diciamo fruizione del trasporto pubblico locale intorno alla scuola, e si impegna anche a garantire, forse per altre città questa è una cosa scontata, ma per Livorno ancora purtroppo non lo è, la fruibilità dei marciapiedi, perché purtroppo spesso all'ora di entrata e di uscita delle scuole ci sono fenomeni di sosta selvaggia molto diffusi, che noi appunto stiamo contenendo attraverso interventi anche molto brutali, tipo l'installazione di parapedonali per evitare che i genitori appunto parcheggino sul marciapiede, rendendo di fatto il marciapiede non utilizzabile per i bambini. E ci impegniamo anche, laddove è possibile, a creare soprattutto per le scuole medie spazi per il kiss and go, dove appunto i genitori possono lasciare i bambini e andare via senza intralciare il traffico. Quindi questo patto dovrebbe, nei nostri auspici, far nascere una sinergia che non è soltanto, diciamo, non mira soltanto a risolvere il problema del percorso casa-scuola, a renderlo più fruibile, ma mira ad avere una ricaduta culturale sui bambini, educativa sui bambini, perché poi la cosa importante è questa, cioè noi diciamo abbiamo preso in mano una città dove ci sono 144.000 veicoli a motore su 160.000 abitanti, no? Quindi una cosa spropositata, con tantissimi ciclomotori. Livorno è proprio la città dei ciclomotori, è una specie di habitus molto diffuso, no? È quasi un simbolo della nostra città. Quindi da questo noi dobbiamo fare molti passi indietro e tornare a una città più vivibile, più appunto cambiare lo share modale. Quindi è importante che la scuola sia anche volano appunto di un cambio di prospettiva culturale, no? Crediamo che sia fondamentale il ruolo della scuola. Quindi questo patto dovrebbe in qualche modo promuovere anche avere una ricaduta educativa importante. Per quanto riguarda le iniziative più puntuali che noi abbiamo intrapreso, accennavo prima al pedibus e alla scuola che cammina. Parto dalla scuola che cammina, che è una cosa un po' più originale, nel senso che il pedibus è diffuso anche in altre città. La scuola che cammina è un progetto al quale ha aderito una scuola, un istituto comprensivo, che consiste semplicemente nel fare tantissime lezioni, ma veramente tante, praticamente una settimana, itineranti in città, camminando. Quindi proprio consiste nell'insegnare ai bambini a riscoprire anche il gusto del, appunto, dell'andare a piedi. Anche lì c'è una ricaduta importante, perché questi bambini sono riconoscibili, hanno i gilet, hanno i loghi, quindi mostrano anche agli adulti, no, che la città può essere goduta e vissuta andando a piedi. La stessa cosa vale per il pedibus. Quindi la scuola che cammina è stata molto apprezzata sia dai bambini che dalle famiglie che dalle insegnanti, perché in realtà corrisponde anche molto bene al nuovo modello pedagogico che sta un po' alla base della scuola, che deve, diciamo, insegnare ad imparare più che insegnare nozioni, no? Quindi torna molto bene questa cosa, è molto più operativa. E il pedibus per Livorno è una novità, abbiamo iniziato l'anno scorso. E quest'anno siamo contenti perché più scuole ci hanno chiesto di aderire a questo pedibus. Per ora noi siamo avvalsi della collaborazione di associazioni, insomma, di alcune associazioni del terzo settore, perché non siamo ancora stati in grado di promuovere un pedibus dal basso, auto-organizzato, però sta, diciamo che sta germogliando questa cosa, quindi contiamo che attraverso un periodo di transizione di 2-3 anni, accompagnati appunto delle associazioni, poi possano prenderlo in carico direttamente i genitori. Abbiamo poi utilizzato a Livorno una forma, diciamo, di
supporto al trasporto pubblico locale attraverso il trasporto pubblico locale non di linea, cioè i taxi, istituendo il taxi scuola. In realtà il taxi scuola ci è servito a coprire le lacune dello scuolabus legate al Covid e poi ci è servito per le scuole superiori, per le aree collinari, no? Che tradizionalmente vengono a scuola in motorino facendo percorsi anche abbastanza pericolosi, oppure vengono accompagnati dai genitori, naturalmente un ragazzo per ogni macchina, e quindi insomma con grande svantaggio per il traffico urbano, abbiamo istituito queste corse taxi, con taxi che portano 8 studenti e che vanno a prenderli in un punto prestabilito, servendo appunto le aree collinari. E questo ha funzionato fin troppo bene, perché diciamo che le domande quest'anno sono cresciute a tal punto che non abbiamo potuto, diciamo, soddisfare tutte le richieste, perché chiaramente poi questo ha anche un impatto sul bilancio. E poi ovviamente per le superiori noi abbiamo cercato, però devo dire questo è stato un fallimento, cioè mi piace essere onesta, abbiamo cercato di incentivare il bike to school attraverso l'app GoodGo, che permetteva di accumulare un bonus di 10 centesimi per ogni chilometro da spendere poi in alcuni negozi convenzionati. Però questa cosa non ha fatto breccia, diciamo così. E questo, io sono un'insegnante nella vita, insegno alle scuole superiori e mi rendo conto che non è facile effettivamente colpire, interessare e coinvolgere, appassionare gli adolescenti, e specialmente a Livorno, come dicevo, non è facile convincerli a posare il motorino. Un miglioramento c'è stato, perché lo vedo dal fatto che le scuole superiori ci hanno chiesto molte rastrelliere, quindi è chiaro che un miglioramento c'è stato, però si parla di numeri che ancora non ci soddisfano. Noi tra l'altro abbiamo fatto una cosa, diciamo, è stata una delle cose più importanti di questa amministrazione anche a livello di critiche che abbiamo ricevuto, no? Che poi si sono placate, come succede sempre sugli interventi della mobilità. Cioè abbiamo realizzato una pista ciclabile nella strada più, diciamo, nella strada scolastica dove ci sono più studenti, perché è una strada dove ci sono due istituti superiori che quotano 4.000 studenti insieme, quindi insomma dove c'è un impatto forte della presenza delle scuole. Cioè abbiamo fatto una pista ciclabile, è una strada molto centrale. E la pista ciclabile sicuramente, cioè secondo noi, era metterla lì era comunque una cosa importante, no? Più di tanti discorsi, far vedere ai ragazzi che comunque c'è un percorso ciclabile che li porta a scuola era molto importante. Piano piano questa pista si sta popolando di ciclisti, però insomma ecco, quella è una sfida veramente importante. Io ho fatto vari incontri anche con i ragazzi dei Fridays, no? Che dovrebbero essere molto sensibili su questo tema. In realtà è più facile che siano sensibili magari al tema altrettanto importante della riduzione delle plastiche, ma su questo è molto più difficile coinvolgerli. Quindi questo significa che noi la prendiamo un po' come una sfida importante da aggredire, quindi stiamo continuando a fare questo tipo di politiche. Abbiamo anche realizzato diverse corsie ciclabili, sempre per migliorare la fruibilità delle scuole, e anche lì non so se altre città l'hanno fatto. Abbiamo avuto all'inizio tantissime critiche che poi invece nel giro di pochissimo tempo si sono placate, perché le persone hanno visto che effettivamente le corsie ciclabili, sulle quali anch'io inizialmente ero molto cauta, invece sono insomma molto apprezzate e comunque migliorano la fruibilità della strada per i ciclisti. E anche qui, scusate se mi ripeto, hanno anche un valore culturale, perché comunque secondo me stabiliscono un principio importante, cioè che la strada non è solo delle macchine. Cioè stampare quelle biciclettine sull'asfalto significa dire attenzione, qui circolano legittimamente con diritto di cittadinanza anche le biciclette. E ora continueremo con altre corsie ciclabili. E tra l'altro volevamo provare appunto una zona scolastica, ci stiamo lavorando e penso che appalteremo questo lavoretto a breve, però è una situazione molto particolare, perché si tratta di una stradina molto molto, diciamo, poco frequentata, molto piccola, molto quindi ecco, lì forse è facile, però effettivamente non sappiamo neanche che tipo di segnaletica apporre, insomma, quindi aspettiamo anche noi delle indicazioni più precise.
Ecco, quindi questo è il quadro. Anche noi non abbiamo avuto paradossalmente grossi problemi col Covid. Abbiamo utilizzato inizialmente anche gli autobus che portavano nei tempi d'oro, cioè 2 anni fa, i croceristi in giro per la città, li abbiamo messi a disposizione degli studenti, però poi dopo un po' di tempo li abbiamo addirittura tolti perché effettivamente non ce n'era bisogno. Insomma, con la capienza all'80% noi grossi problemi non li abbiamo avuti. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie, grazie a te. I temi sono tanti e vanno dalla pianificazione che oggi è d'obbligo per le città con più di 100.000 abitanti e per le città metropolitane sulla mobilità e che aiutano sicuramente a progettare con qualità ma in modo integrato ad avere visione come città nel medio-lungo periodo ed è qualcosa che anche spontaneamente comuni più piccoli anche in gestione associata in area vasta stanno producendo. Quindi parlo del PUMS chiaramente, da qua cascata la fase di realizzazione o di gestione dei servizi è sicuramente un elemento importante nella mobilità. Io do la parola al direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como Lecco Varese, che ringrazio moltissimo, è un'esperienza d'eccellenza quella del vostro territorio, quindi le do la parola. Prego, direttore. Grazie dottoressa, buongiorno a tutti e grazie dell'invito davvero ad ANCI di questa occasione che già in queste prime battute ha fatto emergere davvero tantissimi, tantissimi spunti. Cercherò allora, per non diciamo annoiare o essere ridondante, di essere molto telegrafico. Questo vuol dire che poi se ci saranno delle domande sarà solo un piacere eventualmente approfondire o rispondere. Allora, intanto che cosa sono le agenzie del trasporto pubblico? In Lombardia perlomeno sono dei soggetti interprovinciali, sovraprovinciali, come vogliamo dire, costituiti da una legge di riforma che la Regione Lombardia ha fatto autonomamente in virtù dei poteri a lei conferiti derivanti dalla cosiddetta Bassanini, insomma dal decreto legislativo 422 del 97 che ha, come voi sapete molto bene, devoluto i poteri primari in materia diciamo di trasporto pubblico locale dall'amministrazione centrale dello Stato, dal Ministero, dal MIT di allora alle regioni e in ragione di questa delega ricevuta la Regione Lombardia ha articolato con una riforma che è la legge 6 del 2012 per chi ne volesse sapere di più, insomma ha costituito delle agenzie sovraprovinciali che hanno tutti i poteri programmatori e di affidamento dei servizi in materia di trasporto pubblico locale ad eccezione della ferrovia che avendo bisogno secondo la impostazione regionale lombarda, avendo bisogno di un bacino ottimale più ampio, come dire, la regione stessa ha ritenuto di mantenere le competenze in materia di programmazione dei servizi ferroviari regionali in capo alla regione stessa. Tutti gli altri sistemi di trasporto che vi possono venire in mente di tipo che attengono quindi alla mobilità pubblica sono invece conferiti alla programmazione, controllo, appalto, affido e quant'altro alle agenzie del trasporto pubblico locale. Segnatamente quindi noi ci occupiamo di trasporto pubblico locale urbano, i bus arancioni per capirsi, extraurbano, i bus blu per capirsi e siccome siamo abbastanza a nord di Milano e in quel territorio che è generalmente detto in Lombardia dei Laghi che sta tra appunto il nord di Milano e il confine con la Svizzera, abbiamo le montagne, ragionevolmente quelle dell'arco alpino, e quindi abbiamo 7 impianti funiviari o funicolari, quindi tecnicamente con funi di trazione aerea o con funi di trazione terrestre, che sono sottoposti ad obbligo di servizio pubblico, perché serve per fare in modo che le comunità che abitano evidentemente a monte di questi luoghi possano comunemente essere connessi col tessuto sociale cittadino di riferimento rispetto al proprio ambito. Detto questo, l'area è diciamo, do l'ultimo elemento, quindi è una caratteristica diciamo di montagna e se ne vedrà poi più avanti quando vi do qualche elemento del questionario anche che noi abbiamo somministrato su indicazione di ANCI e di Federmobilità anche ai nostri 370 comuni che come dire rappresentano come dicevo un'area piuttosto grande perché come numero di comuni in quest'area cioè il numero di comuni di quest'area è superiore al numero di comuni della sesta regione italiana
e per circa 2 milioni di abitanti, che è circa, diciamo, un numero di abitanti che è comparabile alla decima regione italiana per popolazione residente. Detto questo, allora, una prima precisazione, un primo spunto che ci sembra emergere è che, ed è stato già toccato questo elemento, cioè i servizi scolastici propriamente detti, che sono quelli che le amministrazioni comunali programmano e appaltano per le scuole del ciclo primario, non sono i soli servizi scolastici che trasportano studenti del ciclo primario. Tanto è vero che molto spesso noi sui nostri autobus di linea, quindi di organizzazione di un servizio universale aperto a tutti e quindi, perché no, anche agli studenti, anche delle scuole del ciclo primario, ci ritroviamo studenti. E qui si apre un primo, tra tanti che toccherò, un primo elemento, è che un 14enne o meno o minore che sale su un bus generalista come può essere il nostro, genera una situazione di differenza di trattamento rispetto allo stesso studente che va allo stesso presso magari e che però fruisce di una scuola bus perché c'è un accompagnatore, mentre invece sui servizi di linea l'accompagnatore non c'è. Ora la cosa è di, può apparire a molti, magari non certamente a questa platea così qualificata, ma quando si parla con le persone o con i giornalisti, una cosa, come dire, una questione di poco conto. In realtà c'è dietro un reato, un delitto diremmo, una questione penale che attiene all'abbandono di minore, che è sempre in carico al genitore che acconsente a che ci sia questo trasporto. Mai e poi mai si può pensare, come qualcuno pensa, non in questo ribadisco con sesso estremamente qualificato, ma nell'opinione pubblica qualcuno, qualche genitore può immaginare che l'affido sia al conducente medesimo. Invece è bene, soprattutto nelle strade di montagna che abbiamo, che il conducente continui a guardare la strada e non come si spostano i bambini e gli studenti a bordo del mezzo. E questo è un altro tema di, diciamo, asimmetria tra le due modalità di trasporto di studenti. Poi, diciamo, emerge anche dal questionario, poi lo dirò in maniera più precisa, emerge il fatto che c'è quasi sempre ricorso a soggetti terzi. È molto difficile o molto raro, almeno nella nostra realtà, il ricorso a servizi internalizzati da parte delle amministrazioni comunali. Cioè quasi sempre l'amministrazione comunale ricorre a procedure concorsuali per affidare il servizio a terzi. Qualche raro caso, ma proprio raro nel nostro caso, perché sono comuni piccoli, non quelli, come dire, primariamente, come dire, coinvolti dal questionario nazionale ANCI, in qualche caso di quelli, nei nostri, quindi un paio di casi dei comuni capoluogo, c'è magari un affidamento alla società in house, ma è veramente una realtà molto particolare che riguarda dei comuni di dimensioni più ampie rispetto a quelli della media. Tenete presente che in Lombardia 2/3 dei comuni sono minori, hanno meno di 5.000 abitanti, no? Per capire, perché no, pensiamo che, come dire, sia un'Italia fatta da città grandi, no? È un'Italia fatta da città medio-piccole, e questo è un elemento da tenere conto, dopo, diciamo, avrà anche dei risvolti che sottolineerò. Quindi cosa succede? Quindi un affidamento terziarizzato e parcellizzato, fatto da comuni piccoli, no? Semplifico. Quindi, come dire, potenzialmente inefficiente, perché è fatto su bacini piccoli, e questo lo si vede sul costo ad euro chilometro. Noi abbiamo dei costi ad euro chilometro dei servizi TPL che sono nell'ordine di 2-3 euro, si trovano comuni che appaltano servizi esternalizzati a 2-3-4 volte maggiori il costo ad euro chilometro. E questo è un altro tema di ragionamento, forse un accorpamento della spesa per ambiti omogenei, per, come dire, associazioni di comuni o in altre forme, potrebbe rendere quel lotto un po' più appetibile, quindi un po' più competitivo e quindi ragionevolmente, come dire, fare in modo che l'erario alla fine spunti dei costi ad euro chilometro inferiori. Oltretutto, cosa succede? L'effetto collaterale di questa, diciamo, terziarizzazione dei servizi, di questo appalto all'esterno che le amministrazioni comunali fanno, è che spesso vincono le aziende che sono già titolari di servizio di trasporto pubblico, ma i mezzi sono sempre quelli. Quindi cosa succede? Che in capo alle agenzie, per esempio in Lombardia, che sono gli enti regolatori del territorio, per competenza territoriale, come spiegavo, alle agenzie ricade l'onere della distrazione del mezzo. La distrazione del mezzo, che sembra una parola un po' strana, nel senso che in ambito scolastico essere distratti non era una bella cosa quando andavo a scuola io,
Certamente la distrazione del mezzo diventa uno strumento con il quale aziende già titolari di un servizio di trasporto pubblico locale affidato dalle agenzie, almeno in Lombardia, ci chiedono gioco forza che quegli stessi mezzi vengano distratti, cioè destinati ad un utilizzo, come dire, contiguo per tipo di finalità, che è quello dei servizi scolastici delle amministrazioni comunali. E questo, come dire, crea evidentemente uno strozzamento, una, come dire, un effetto risicato di risorse disponibili, no? I bus sono sempre quelli alla fine, quindi bisognerebbe forse pensare anche qui a delle norme votate all'ampliamento del parco bus degli scolastici. Parco bus degli scolastici che può avere delle caratteristiche diverse da quello del parco bus del normale TPL, perché spesso comuni piccoli, e torno al nostro caso, comuni piccoli in montagna su stradine altrettanto piccole, come dire, non consentono quelle dimensioni geometriche degli itinerari, non consentono, diciamo, il transito di autobus di 10 metri o di 12 metri, che sono gli autobus, diciamo, vocazionalmente scelti per il TPL, ma sarà necessario trovare dei mezzi sufficientemente corti e sufficientemente piccoli che possano andare in sicurezza su quelle strade di montagna molto, come dire, strette e molto anche articolate da un punto di vista della iscrizione del percorso su raggi di curvatura ridotta, come i tornanti ad esempio. Proprio questo tema dell'autorizzazione dei mezzi in percorsi, diciamo, non semplici da poter essere appunto serviti, a questo, diciamo, tema di itinerario si sposa il tema delle fermate. La legge regionale 6, quando è stata fatta nel 2012 e poi via via ancora in corso di attuazione, ha stabilito per norma che tutte le fermate del TPL preesistenti, cioè precedentemente in servizio alla data di entrata in vigore della legge, fossero, come dire, non più oggetto di istruttoria circa la, come dire, legittimità e la conformità alle norme, come dire, una specie di norma di salvaguardia. E questo, come dire, ha giovato molto al sistema. È chiaro che ogni istituzione successiva di fermate o punti di sosta del servizio TPL deve essere espressamente autorizzata, e deve essere autorizzata a norma del nuovo codice della strada, che è particolarmente stringente, sia per le norme che attengono alle fermate nei servizi urbani, cioè, per capirci, nella zona a 50 km all'ora, sia per quelle esterne, dove addirittura ci sono, servono dei golfi lunghi fino a 30 metri, dei golfi di fermata antecedenti la zona di sosta e, come dire, successive alla zona di sosta. Tenete sempre presente che noi, dove non abbiamo le montagne, nelle nostre zone spesso ci sono i laghi, quindi la strada è, come dire, limitata da un lato da una montagna e dall'altra dall'acqua del lago. Un altro elemento significativo è, evidentemente, lo abbiamo toccato, abbiamo detto che il servizio del TPL comunque si è mostrato, prendo le parole se non ricordo male di Alessandro Fuschiotto, resiliente, quindi robusto rispetto alla pandemia. Noi abbiamo fatto servizio anche nei momenti più duri della pandemia, nei momenti più duri del lockdown più duro. Comunque un 20-30% del servizio continuava a circolare, anche quando la scuola era chiusa. Quindi mi piace pensare che questa sia la prova provata che comunque il servizio della mobilità in generale e il servizio del TPL siano davvero un servizio essenziale per il mantenimento in vita di una comunità e di tutta la comunità nazionale nel complesso. Però non c'è dubbio che la pandemia ha fatto emergere una serie di spunti, che cito così velocemente, altrimenti vi rubo troppo tempo. La variabilità della domanda e dell'offerta, e in astratto anche la variabilità o la variazione, tutta da capire, tutta da analizzare, della domanda potenziale, atteso che la pandemia ha cambiato, cambia o cambierà alcune attitudini nostre alla sostanzialmente alla propensione marginale all'utilizzo di un mezzo pubblico. Le incertezze sull'orario, ad esempio, dovute al cambio di orari che si sono susseguiti delle scuole. Tuttora in due province su tre noi abbiamo ancora orari scolastici non assestati delle scuole primarie, del ciclo primario, ma anche delle scuole del ciclo secondario, con ciò generando francamente una variabilità dell'offerta conseguente che è difficile da parte di un utente medio poter seguire. Tanto è vero che
prendendo un dato della vendita degli abbonamenti a bordo, noi non arriviamo nemmeno al 50% della vendita degli abbonamenti storici ad oggi. Quindi, come dire, c'è molto da lavorare per far riportare un certo tipo di domanda di trasporto alla medesima offerta di trasporto pubblico locale, e ci dobbiamo lavorare. Veniamo a due spunti velocissimi sul questionario che anche noi abbiamo somministrato. Noi, come dicevo, abbiamo circa 370 comuni, 371 se non ricordo, siamo in discesa meno di comuni, perché via via i comuni, grazie a Dio, si aggregano, si accorpano secondo tutte le modalità previste dalle norme. Abbiamo ricevuto ad oggi circa un 20% di risposte. Abbiamo con oggi stesso mandato un ringraziamento ai comuni che hanno già risposto e sarebbe da dire sollecito, ma diciamo una nuova cortese richiesta di ulteriori contributi. Quindi di questo 20% sono venute fuori sostanzialmente delle cose che mi sembrano consimili o, come dire, mutatis mutandis, tenendo conto della dimensione e della, come dire, orografia di questi territori, molto simili a quello nazionale. Ve le cito velocemente. Se esistono servizi di trasporto scolastico, spesso sono per le scuole primarie, un po' meno per le secondarie del ciclo primario, ancora meno per le materne. Quasi sempre il servizio è affidato all'esterno e se il servizio è a pagamento non sono previste in modo prevalente, in modo evidentemente prevalente, modulazioni in base al reddito delle famiglie. Quindi sono, ma questo ci sta perché sono comuni, ribadisco, pensate che sono comuni mediamente piccoli, quindi è anche difficile discriminare quando si tratta di poche decine di persone. In netta maggioranza la quota di partecipazione ai costi a parte delle famiglie non copre, è dichiarata non coprire più del 25%. Ricordo che però nel questionario il 25% era la prima scelta, quindi potrebbe essere anche zero, per modo di dire, quindi molto molto basso. Quando espresso, quando viene dichiarato dall'amministrazione, il costo del servizio è molto variabile, cioè se si fa banalmente delle divisioni pro capite o delle divisioni per chilometro, vengono fuori dei valori che ballano di 3-4 volte, un po' come vi dicevo in anticipo. Poche risposte anche sul tema della flotta. Le motorizzazioni, diciamo, eco-friendly o diciamo a trazione alternativa a quella del diesel, anche qui la scelta prevalente è quella di meno del 30%, che anche in questo caso era la prima scelta possibile tra quelle più basse, quindi potrebbe anche lì essere zero. Questo è un po' difforme da questione nazionale, dove mi pare ci siano, diciamo, due code di gaussiana, posto che sia una gaussiana, sia a meno del 30% o altre molto elevate. Invece noi quella parte elevata non l'abbiamo. La percentuale di alunni che fruiscono il servizio scolastico è bassa, insomma, sostanzialmente, e questo mi pare che anche qui si confermi il dato nazionale, pur con una manifestazione numeraria, non in percentuale ma in numeri puri, che facilmente diventa grande, perché se io devo trasportare 10 studenti e ne porto 3, sembra che è il 30%, ma sono sempre 3 studenti, quindi è un numero un po' più grande del nazionale, ma certamente è un numero che riguarda un numero basso di teste, di alunni, di studenti. Infine, confermo, mi pare che lo dicesse il dottor Romano del Ministero, c'è un tema di mobility management che quasi mai nei nostri comuni è stato toccato, il che mi fa pensare, e concludo, che ci sia davvero un tema, da un lato di sistematizzazione, domanda, perché i servizi scolastici nell'ultimo quarto d'ora, ai sensi degli allegati del DPCM, può superare l'80% e il TPL nell'ultimo quarto d'ora dove hai il picco di gare non lo può fare. Io francamente a volte lo capisco fino a un certo punto, ma lo prendo non con spirito polemico, lo prendo come spunto, come diceva lei dottoressa Maio, perché c'è uno spazio di armonizzazione, di normalizzazione, no? Di appunto, e c'è uno spazio, e termino veramente, di sistema, cioè di trovare tutti i modi di una mobilità condivisa. Il dottore prima citava il MAS è una piattaforma naturalmente condivisa, naturalmente intermodale, dove dentro questa visione sistemica, se fosse il MAS, se no gli cambiamo il nome, non è nessuno innamorato di nessuna sigla, ma il tema vero è che lì dentro c'è sia la transizione, diciamo, energetica, su quali sono le tipologie delle trazioni del futuro a basso impatto ambientale e così via, c'è un tema di transizione anche digitale, perché prima o poi bisognerà a livello nazionale pensare che il biglietto lo consegniamo
a tutti nella tasca dove hanno il loro smartphone e possibilmente, come dire, li informiamo anche sull'arrivo e la partenza dei mezzi, soprattutto se andremo verso un viaggio che sarà naturalmente intermodale. Perché uso l'avverbio naturalmente? Perché è il nostro viaggio. Un mio vecchio professore mi diceva: ricordati sempre che tu alla mattina ti alzi con le tue gambe e termini il tuo viaggio della giornata con le tue gambe, quindi è naturalmente intermodale. Allora pensare all'intermodalità vuol dire pensare a un viaggio umanizzato, cioè un viaggio pensato sui reali bisogni, ed è così forse, forse con le tecnologie che citavo, che proveremo a recuperare quella quota di domanda che ci sembra perduta a valle delle recenti esperienze pandemiche. La pianto qui, sono disponibile a qualunque ulteriore intervento. Grazie dottoressa, grazie per l'attenzione. Grazie chiaramente a lei per questo esaustivo quadro, non solo della vostra zona, che rappresenta la complessità del nostro paese, che non è fatto certo solo di grandi città, ma di moltissimi piccoli comuni che hanno i medesimi diritti, i cui cittadini hanno i medesimi diritti di mobilità, e ha toccato chiaramente un tema che è fondamentale, forse alla base anche di questa necessaria riforma, che è quella di riportare al centro l'utente e chi si deve spostare dal punto di inizio e di arrivo del proprio viaggio, del viaggio di ciascuno, che chiaramente inizia sempre su due gambe. E quindi io passerei la parola ad Antea Greco, che chiude il panel di stamattina dell'azienda Via, che va in linea con quello di cui parlava il direttore Colombo. Si occupa con le città, con i comuni, anche comuni piccoli, Antea, credo, non solo in Italia ma in altri paesi, di un modo più flessibile, più smart di risolvere, di dare risposte ai fabbisogni di mobilità. Grazie. Grazie mille Gia Da Maio, grazie mille Anci per l'invito e buongiorno a tutti. Ecco, non vi rubo troppo tempo, però magari volevo condividere una presentazione per appunto raccontarvi dei diversi, darvi diversi spunti appunto su quello che facciamo e su come aiutiamo insomma città in tutto il mondo a gestire il trasporto scolastico e non solo. Se potete darmi solo una conferma, che riuscite a vedere la presentazione? La vediamo correttamente, dottoressa. Perfetto, grazie mille. Per dare una velocissima introduzione sulla nostra tecnologia, Via è un'azienda che si occupa già da insomma 10 anni di aiutare insomma comuni, operatori, agenzie pubbliche con soluzioni insomma basate sulla tecnologia e basate anche sui dati, quindi insomma copriamo diversi aspetti della mobilità pubblica. Ovviamente oggi il focus è il trasporto scolastico, però volevo dare una panoramica molto generale su tutto quello che facciamo, che è appunto tecnologia per il trasporto a chiamata, quindi ci occupiamo di casi di uso come primo e ultimo miglio, aree rurali, lavoriamo anche con un trasporto a linea fissa per aiutare con la programmazione e con la prenotazione di linee fisse esistenti, lavoriamo tanto con trasporto di persone a mobilità ridotta, che in realtà trasporto disabili è anche parte del trasporto scolastico, insomma, e ci focalizziamo tanto anche sulla mobilità integrata, quindi sulla pianificazione multimodale, sui pagamenti digitali, insomma, appunto tutto quello che riguarda la tecnologia per il trasporto e anche la pianificazione del trasporto. Quindi abbiamo una piattaforma che aiuta da un lato le città a pianificare l'urbanistica, quindi a pianificare anche appunto le strade, marciapiedi, tutto quello insomma tutta l'urbanistica attorno a una città, ma anche aiuta a pianificare il trasporto, quindi permette di visualizzare, modificare linee di trasporto sia fisse che a domanda. Per quanto riguarda il trasporto scolastico in particolare, ecco, volevo un po' raccontarvi la nostra esperienza e i casi di uso che abbiamo in Europa e in giro per il mondo. Per quanto riguarda l'Italia in particolare, ecco, magari non in questa occasione, però in futuro, o se siete interessati, insomma, ne possiamo parlare in altre occasioni, stiamo lanciando anche diversi
progetti in Italia a novembre, a dicembre e diverse anche il prossimo anno di trasporto a chiamata, sia in caso di uso suburbano, che in caso di uso rurale, che in caso di uso urbano. Quindi insomma vediamo un'apertura anche da parte di città, di operatori ad esplorare insomma anche con un'ottica post-Covid come dare più sicurezza e come dare più flessibilità ai cittadini. Come dicevo, siamo un'azienda molto grande, ecco, non sto a soffermarmi su quello che facciamo, però volevo darvi solo una panoramica insomma generale e focalizzandomi sul sistema di trasporto scolastico, quello che vediamo appunto sono tutte le difficoltà che avete descritto, che hanno descritto anche altri relatori nel panel, quindi un po' la difficoltà da un lato anche di pianificare gli itinerari di trasporto scolastico che poi possono cambiare insomma col tempo, come diceva anche il direttor Colombo, appunto l'incertezza che si ha d'oggi sull'orario e in generale la variabilità insomma di domanda offerta e anche la comunicazione insomma sia con le scuole che con gli amministratori che richiedono appunto molto tempo il lavoro, le istruzioni periodistiche possono cambiare appunto al cambiare anche gli orari scolastici, spesso anche le comunicazioni con i genitori che in questa situazione in particolare appunto sono molto difficili, e poi la parte dati è molto importante, appunto l'accesso a tutti i dati e la visibilità che al giorno d'oggi sono limitate. E noi approcciamo questo problema da un lato aiutando città operatori a gestire il routing, quindi diciamo l'istradamento dei veicoli in base agli studenti, in base agli orari che cambiano nel tempo, quindi la gestione di itinerari è una parte insomma importante di quello di cui ci occupiamo. D'altro lato quello che facciamo e che vi racconto anche dei casi di uso è lanciare applicazioni che permettono di prenotare il trasporto scolastico e quindi che da un lato danno più visibilità a genitori e per quanto riguarda appunto la salita a bordo e la discesa degli studenti, dall'altro dà informazioni dinamiche agli autisti che quindi appunto sono informati ogni giorno del percorso che devono percorrere, e dall'altro lato aiuta gli operatori e anche le città ad avere più visibilità appunto sul servizio di trasporto scolastico e anche più flessibilità nel modificarlo in base alle necessità. Come vi dicevo, la prima parte è quella degli strumenti di gestione del percorso. Noi abbiamo un cliente in Norvegia, una città di cui non ripeto il nome perché non riesco a pronunciarlo, però insomma quello li stiamo aiutando in diverse fasi di innovazione del trasporto scolastico, di cui la prima fase è quella di insomma aiutarli con una piattaforma a dare in pasto alla nostra piattaforma tutti gli indirizzi degli studenti e l'indirizzo di destinazione che è la scuola, e la nostra piattaforma calcola il percorso ottimale che deve percorrere l'autista. E diamo questa piattaforma insomma in gestione all'operatore in particolare di questa città, che può nel corso del tempo modificare gli input che possono essere gli orari di entrata a scuola o magari degli studenti che cambiano indirizzo e così via, e stesso l'operatore può ogni 6 mesi insomma o quando ne ha bisogno modificare i dati che vengono dati appunto in pasto alla piattaforma e in questo modo produrre itinerari ottimali di forma automatica basata sugli input che si danno, che appunto possono essere ottimizzati di forma periodica. Quindi la parte appunto di ottimizzare i percorsi è una parte molto importante, e appunto questo è un esempio insomma della piattaforma di gestione dei percorsi che diamo in gestione agli operatori che appunto che gestiscono il servizio per ottimarli di forma periodica. I percorsi vengono modificati in base agli input che si danno e possono essere cambiati nel tempo, sono prodotti di forma automatica, quindi questo toglie tanto lavoro, insomma, anche sia agli operatori ma anche alle agenzie. E poi, come vi dicevo, in molte città, in particolare anche dopo il Covid, stiamo lanciando applicazioni
in white label, quindi appunto con il logo della città o dell'operatore di riferimento, per prenotare corse scolastiche. Quindi in questo modo l'applicazione può essere controllata sia dal genitore che dallo studente, in base appunto all'età e al tipo di scuola che si frequenta, e il genitore può prenotare le corse per gli studenti, e dall'app può vedere dove è il veicolo, quando sta arrivando, quanto tempo ci mette ad arrivare. Gli studenti possono essere registrati a bordo o con un codice QR, quindi gli si dà o sullo smartphone, o anche in alcuni casi proprio sullo zaino, mi ha attaccato un codice QR, quindi lo studente può o da solo scannerizzarlo a bordo, oppure l'autista, quando si ferma la fermata, può dall'applicazione autista appunto dare un check agli studenti che sono saliti a bordo, e in questo modo il genitore in tempo reale ha una notifica sull'applicazione per confermare la salita a bordo e poi dopo anche la discesa dello studente. Quindi insomma, una visibilità appunto molto grande anche da parte del genitore rispetto al trasporto scolastico. Appunto i genitori sono aggiornati sui tempi previsti di viaggio, ogni viaggio, e sono avvisati quando lo studente arriva a destinazione. E quindi appunto come funziona: l'autista accede, seleziona appunto, fa il login sull'applicazione e appare il percorso che deve fare con tutte le fermate, con tutti gli studenti per ogni fermata, gli amministratori che possono essere la città, la scuola, l'operatore possono controllare il tutto attraverso una console operativa che diamo anche in gestione per monitorare il servizio in tempo reale. I genitori o i tutori appunto possono controllare tutto il viaggio all'interno dell'applicazione. Quindi dà molta visibilità sia al genitore, ma anche all'operatore, la città, la scuola appunto che gestisce il servizio. E questo appunto in ottica Covid è molto rilevante, perché appunto permette di tracciare tutti i contatti, permette di gestire le capacità a bordo e appunto di garantire il distanziamento sociale. Un paio di casi di uso in particolare: questo è un servizio che abbiamo a New York, negli Stati Uniti, dove insomma gestiamo il più grande contratto di tecnologia per il trasporto scolastico integrato. Lavoriamo con una flotta di quasi 10.000 veicoli, per cui noi forniamo la tecnologia, e è un contratto di 5 anni appunto che abbiamo, e trasportiamo 150.000 studenti al giorno. O meglio, trasportano, noi gestiamo la tecnologia per 150.000 studenti al giorno. E il problema che si aveva era appunto che i processi erano molto manuali, non c'era nessuna trasparenza delle operazioni, non c'era visibilità né per i genitori né per gli amministratori scolastici. Quindi quello che abbiamo fatto è stato creare un sistema che è appunto utilizzato da quasi 10.000 autisti con 70 operatori diversi, e abbiamo creato un sistema che consente visibilità, comunicazione facile per tutti appunto gli stakeholder attraverso l'applicazione genitore, l'applicazione autista e il portale, la console insomma operativa che abbiamo dedicata insomma per le scuole e per gli operatori, attraverso la quale posso monitorare il servizio in tempo reale. Tutti i percorsi sono tracciati in tempo reale, e attraverso appunto questa tecnologia è possibile gestire la flotta e anche avere accesso a tutti i dati insomma del servizio in tempo reale. Questo invece è un altro caso di uso un po' più vicino, in Francia, con la regione centro Valle della Lora, in cui anche qui abbiamo sviluppato appunto un portale insomma attraverso il quale i genitori possono richiedere il trasporto per gli studenti, e in questo caso i viaggi pianificati sono viaggi appunto multimodali, e tutto però integrato in un unico sistema, e attraverso il quale gli operatori possono anche controllare le credenziali degli studenti nell'accesso e nella registrazione alla piattaforma. Ovviamente anche insomma, questi sistemi permettono di integrare diverse categorie di utenti, ad esempio studenti con accompagnatori oppure studenti disabili. Insomma, la tecnologia automaticamente assegna lo studente, in base a come si categorizza, al veicolo rilevante. Quindi tutto quello che fa l'operatore è semplicemente aggiungere insomma nella piattaforma tutti i veicoli disponibili assegnati agli autisti, e in base al veicolo disponibile, al tipo di veicolo necessario per quello studente, la piattaforma automaticamente assegna
lo studente a questa piattaforma. Quindi un po' per riassumere, aiutiamo città operatori sia nella parte di routing, quindi di gestione itinerari che possono essere in forma automatica, ottimizzati e modificati nel tempo, ma anche poi nel creare applicazioni che permettono appunto la prenotazione di trasporto scolastico e permettono una gestione molto flessibile di questi di questo tipo di trasporti. Non voglio annoiarvi molto, magari volevo soltanto dare un ultimo spunto, insomma, di riflessione rispetto a una difficoltà che stiamo affrontando in Italia rispetto al trasporto scolastico, perché al momento abbiamo servizi in lancio di trasporto scolastico, però principalmente nel settore privato. Per quanto riguarda il settore pubblico, un po' il problema che vediamo è anche, sono anche i bandi di gara relativi al trasporto scolastico, che non includono elementi che incentivano, insomma, l'utilizzo di tecnologie innovative. Anche in relazione a bandi recenti, magari anche menzionati dall'ingegner Fuschiotto, insomma, è stato difficile convincere operatori ad includere anche tecnologie di trasporto come la nostra, anche perché non erano incentivati appunto a farlo, o addirittura avevano paura che potessero insomma entrare in conflitto con i requisiti di bando, che magari prevedevano tecnologia tradizionale di AVM, ma non tecnologie simili. E quindi forse manca anche una cultura a livello operatore, insomma, sulla compatibilità di varie tecnologie, che magari potrebbe essere aiutata dai riferimenti espliciti nei bandi di gara, o addirittura avendo bandi diversi, tecnologia e operatore. E un po' riprendermi anche quello che diceva prima il direttore Colombo, appunto queste soluzioni flessibili possono supportare sia problemi di variabilità domanda-offerta e anche potenziale domanda potenziale, e poi anche appunto dall'incertezza che c'è al giorno d'oggi sull'orario di entrata e che può cambiare nel tempo. Un altro spunto di riflessione è anche dei mobility manager, che come descritto anche prima, in realtà sono persone che hanno bisogno di formazione, e fino ad oggi è stato un po' difficile, insomma, approcciare i mobility manager, anche se abbiamo già lanciato a settembre soluzioni di trasporto dipendenti, ad esempio con CNH Industrial a Torino, abbiamo il lancio, insomma, anche altre soluzioni dipendenti, però insomma in generale approcciare i mobility manager è stato un po' difficile, anche perché per la mancanza, insomma, di formazione, o comunque non abbiamo avuto un approccio, insomma, molto facile, insomma, con questa categoria, che sicuramente è una categoria che ha molte responsabilità e che ecco, ha bisogno anche di formazione. Spero di non aver parlato troppo, di non avervi annoiato, cercavo di riassumere un po' tutti gli spunti che avevo. Purtroppo no. No, grazie, ecco, a te. Sono stati assolutamente spunti molto interessanti, non credo che tu abbia annoiato nessuno. Vedo assolutamente, immagino le difficoltà nel introdurre un'innovazione di questo tipo. D'altronde credo che con la tecnologia oggi sia un po' tutto possibile, quindi non credo ci sia un problema tecnologico, né infrastrutturale né di servizi applicativi. C'è un problema sicuramente di regole del gioco, quindi anche nella messa a disposizione dei dati. Parto da un punto che sicuramente non è il primo, e nella simmetria informativa che i soggetti della filiera hanno a scapito spesso delle amministrazioni comunali, piuttosto che delle asimmetrie regolatorie, normative che ci sono, come diceva prima Colombo, tra il trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico. D'altronde mi viene da assimilare il tema pensando ad una più ampia azione di smart city o di, adesso si parla invece di rigenerazione urbana anche per le aree piccole di centri urbani più piccoli, quando parliamo, e se ne parla tanto, di riutilizzare, di valorizzare i nostri immobili pubblici o comunali, perché non possiamo utilizzare una scuola
in orari e tempi diversi per funzioni differenti e non poterlo fare allo stesso modo con i mezzi a motore. E siccome si mettono a sistema qui dei temi molto differenti che vanno dall'utilizzo al meglio delle risorse di un'amministrazione alla necessità di decongestionare, di togliere automobili dalle strade, a garantire accessibilità e servizio inclusivo per tutti i cittadini, chiaramente la complessità è molto alta, ma cerchiamo di intanto ci auguriamo che magari alcuni punti siano oggetto anche di soluzioni che da questo tavolo possono venire e sicuramente i soggetti istituzionali presenti oggi possono dare un contributo. Intanto grazie, abbiamo visto delle domande in chat e laddove è possibile rispondiamo direttamente, come quella che riguarda il comune di Livorno e l'esempio che è stato fatto dall'assessore, piuttosto che una domanda sull'IVA a cui io non so rispondere, sull'IVA al trasporto scolastico, se c'è un relatore che ha una risposta, altrimenti interloquiamo subito con la nostra struttura tecnica, con il nostro istituto di finanza locale, sicuramente è un tema che loro hanno approfondito. Do la parola a questo punto a Giulio Guerrini per tracciare delle conclusioni molto veloci, siamo in orario, quindi prego Giulio, grazie. Sì, parto dall'ultima domanda di Giorgio Fiorillo, che intanto saluto, sulla questione dell'IVA, che adesso al di là della risposta se è utilizzabile la soluzione che davo o meno, però cita una parola magica che è unioni, che mi fa venire in mente intanto che, vabbè, questa è una considerazione personalissima, ragionare di 8.000 comuni, forse bisognerebbe pensare che si potrebbe fare con un po' di meno, proprio per ragioni poi di organizzazione, competenze e quant'altro, perché quello che stava dicendo Antea Greco necessita poi di ufficialisti, progettazioni, bandi e quant'altro, e se non questi ragionamenti non si sviluppano con competenze diventa poi sempre complicato già fare il normale, virgolette, quello che era considerato normale 20 anni fa, pensare al futuro diventa sempre più complesso. Quindi ragionare sul trasporto scolastico delle grandi e medie città, i capoluoghi di provincia, è importante per tutte le tematiche ambientali, per quello che riguarda piccoli comuni e medi comuni, che sono la larghissima maggioranza, come oggi è stato ben rappresentato da Daniele Colombo, credo sia assolutamente importante il ragionamento estenderlo in termini più ampi. Il questionario, l'indagine che stiamo facendo grazie ad ANCI in collaborazione con ISFORT e Federmobilità, credo ci darà la possibilità di meglio comprendere le necessità dei territori, o meglio come attualmente sono soddisfatte le esigenze dei territori in termini scolastici, e la variabilità che verrà evidenziata ci permetterà di porre delle domande, di porre questioni e dare anche, speriamo, suggerimenti al decisore. A proposito di decisore, termino, c'è un tema, ascoltando e ricordando la mia esperienza personale, delicato, molto delicato, che è quello fermate percorsi. Daniele Colombo è stato molto educato nella presentazione, ma se oggi andassimo a riprogettare il servizio fermate sia sul TPL sia sugli scolastici, molte fermate, molti percorsi, molte non sarebbero a norma. Mi viene in mente, in maniera, adesso spero non dissacrante, un po' scherzosa, che in una località di mare qui in Romagna, cioè a 1 chilometro dal mare, c'è un cartello pericolo daini, e quindi ognuno di noi quando percorre quella strada deve stare attento, perché se un daino attraversa le conseguenze sono a suo carico e non a carico del daino o del proprietario della strada. Questa, direte, ma che c'entra adesso questo? Ecco, secondo me mi viene in mente che
più stringiamo le regole e le mettiamo però a carico non degli utilizzatori generici della strada, ma dei produttori di servizi, più facciamo in modo che i servizi non vengano realizzati. Allora, come c'è il cartello pericolo Daini, forse bisognerebbe mettere c'è il cartello pericolo passano dei trasporti scolastici, e quindi fare in modo che poi siano gli utilizzatori che siano particolarmente attenti a percorrere quella strada, perché i mezzi hanno delle dimensioni. Se vogliamo contenere i costi, bisognerebbe farci regolare, dove è possibile, mezzi con dimensioni maggiori, ma le strade, le carreggiate non lo consentono. Le fermate non andrebbero fatte per qualità del servizio, il più vicino possibile al punto di salita del bambino, anche per ragioni di sicurezza, ma spesso non ci sono rettilinei o dimensioni tale da fare le fermate, tant'è che un tempo, e ancora tuttora, forse in molte zone del paese, si entra nella classica area del contadino, cosa che non si potrebbe fare, ma dal punto di vista della sicurezza è sicuramente molto migliore che fermarsi lungo la strada. Ultimo tema, per migliorare l'usufruibilità dei servizi c'è il tema dell'uso promiscuo dei mezzi. Cioè, se noi anche qui siamo molto rigidi, cioè ci vuole il sedile per il bambino piccolo, il sedile per il bambino grande, il sedile per... cioè tutte cose giustissime, ci mancherebbe, le cinture, non cinture, fatte in un modo, fatte in un altro, tutte cose diciamo apprezzabili, evolute, intelligenti. Il risultato però di questo è che i servizi offerti sono di quantità minore e possono servire meno i territori, soprattutto i territori che ne hanno bisogno. Quindi quando si parla di semplificazioni legislative, a volte bisognerebbe ragionare e trovare un punto di equilibrio tenendo conto di com'è la struttura dei territori, di come dovrebbero essere i servizi e le esigenze. Il servizio di trasporto pubblico, in particolare quello scolastico, abbiamo visto, abbiamo sentito, è un servizio particolarmente importante per i territori, quindi credo che possiamo dare un contributo in questa direzione. Poi, come Livorno, come tutte le città medio-grandi, ci sono tante altre soluzioni più praticabili di cui abbiamo sentito, di cui ci sono progetti importanti. Poi sarebbe interessante approfondire quello che ci diceva il dottor Romano per capire meglio quali sono e chi ha aderito alle richieste dei vari bandi, con quali progetti, con quali modalità. Però dicevo, le città medio-grandi sicuramente hanno la possibilità di applicare la mobilità dolce, quindi l'andare a piedi, l'andare in bicicletta, con tutta una serie di provvedimenti legati alle qualità della città, collegate agli obiettivi qualità dell'aria, sostenibilità ambientale più complessiva, cosa che nei territori medio-piccoli questo è molto più complesso e molto più difficile, proprio per il calibro, le dimensioni degli abitati, le zone sparse, le zone rurali, le zone montane, i laghi, perché poi c'è anche il rischio di cadere in acqua, eccetera. Quindi tema particolarmente complesso, tema importante per il paese, e credo su questo l'iniziativa di ANCI sia benemerita, e cercheremo tutti insieme di dare spunti di riflessione per come migliorare questo importante servizio per sempre offrire una miglior qualità ai cittadini. Grazie. Grazie a te Giulio e grazie a tutti voi per essere intervenuti. Se qualcuno ha del materiale che ha presentato, l'abbiamo già detto, se ce lo può trasmettere, noi carichiamo a fine evento sia la registrazione della giornata di oggi per chi non avesse potuto seguire perché un comitante impegni, sia il materiale annesso. Ancora un grazie e un saluto a tutti quanti. Una buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti, ciao. Grazie. Arrivederci. Grazie.